Lavoravo nel campo edilizio, acciaio duro. Ho avuto un incidente sul lavoro. Ho speso tutti i miei risparmi e quando mi sono ripreso ero a terra, non avevo più un soldo. Ero in arretrato con il mutuo. Ecco, e alla fine ho perso la casa e la mia famiglia. Allora dove è andato a vivere? Per un po' di tempo in macchina, ma dopo l'ho venduta per mangiare. Poi ho iniziato a dormire nei portoni. I migliori erano gli altri degli sportelli automatici, ma poi il sindaco ha cominciato a dare un giro di vite. Quindi dove è andato? E per qualche mese ho vissuto in un tunnel della metropolitana. Ci sono un sacco di altri barboni lì e un sacco di topi. Se non ti mettevi i guanti, ti mordevano le dita mentre dormivi. Deve essere terribile. Tutta questa gente vive in mezzo ai propri escrementi. Se vai lì non puoi avvicinarti, la puzza è insopportabile. Non poteva andare in un ricovero? Non sono sicuri. Sono pieni di gente, malati e tossici, che ti vogliono fregare la roba o peggio. Le è accaduto? Le hanno rubato le sue cose? Sì, sono stato rapinato. Ho perso il conto di quante volte. Una volta due tipi mi hanno fregato le scarpe e mi hanno lasciato sorrisi su tutto il corpo. È quando usano una catena e un lucchetto per colpirti e il lucchetto ti lascia un livido che somiglia a una faccia che ride. Vorrei che adesso si concentrasse sulla sera della lite col signor Fisher. Era pazzo. Io avevo solo chiesto un pezzo di arancia e lui si è messo a gridare contro di me. Allora gli ho detto di starmi lontano e lui ha cominciato a spingermi. E continuava a mettermi le mani addosso. Era fuori di testa. Allora perché è rimasto lì e non se n'è andato? Non potevo. Se girava voce che ero scappato, sarei diventato un bersaglio facile. Un bersaglio facile per chi? Per chiunque. È così che funziona. Se sei vulnerabile, se sei debole, diventi un bersaglio. E io non volevo più essere un bersaglio. Quindi, lei ammette di aver aggredito un altro uomo perché si era rifiutato di dividere un'arancia. Non è così semplice. La legge della giungla. Sì, esatto, è così. E il suo avvocato sostiene che lei vive come un animale in quella giungla. Sì, beh, probabilmente ha ragione. Allora che stiamo facendo qui? Noi non processiamo gli animali, signor Edgars. Li abbattiamo, di solito. Bene. Abbattetemi pure, mi farete solo un favore. È stanco di vivere sulla strada, vero? Crede che abbia scelto di vivere in questo modo? Credo che lei abbia molte più possibilità di quante ne avesse Alan Fisher, giusto? Lui era tenuto in ostaggio dalle sue allucinazioni, mentre lei era in grado di controllarsi. Avrebbe potuto cercare un lavoro. Io avevo un lavoro, gliel'ho detto. E una casa. Sì. E una macchina. Sì, esatto. Amici, famiglia, beni materiali. E me li hanno tolti, li ho persi. Ho perso tutto. E non sa cosa si prova a sentirsi un povero fallito. A dormire ogni notte su un pezzo di cartone umido chiedendosi come è potuto accadermi. Io non ho voluto tutto questo schifo. Io non avevo scelto questa vita. E il pensiero che è capitato proprio a me è terribile. È come se avessi un peso nel petto che mi sta uccidendo. L'ho detto proprio qui dentro. Significa che è un essere umano. Come me, signor.